Questo passa in Grecia, in Italia e in Spagna. Abbiamo un 40% di paro. Di disoccupazione? Di disoccupazione giovanile. Ma la famiglia fa che questo non esplode, no? Beh, la situazione in questo caso è, peraltro, a differenza dell'Italia, gli spagnoli siamo molto borregos. Borregos, sì, obedientes. No, tenemos individualidad activa, no somos luchadores por nada, somos muy de un somos como ganado que llevan los partidos, o la Iglesia Católica o el Estado en general. Son come bestiame che è portato al pascolo da un partito. Sí, esto es una diferencia. Esto tiene quello tiene de avantaggio e de desavantaggio. Ma la situazione è veramente mala, cattiva a livello di prospezione, perché la cultura civile spagnola è molto diversa da quello che abbiamo bisogno per superare la crisi. No. Ok, senza entrare troppo nello specifico, una domanda che mi sembra doverosa da punto di vista italiano. La Spagna è un paese storicamente cattolico, insomma in tempi passati molto vicini al Papa, alla Santa Sede, insomma conosciamo insomma la storia. Tuttavia io secondo me ho l'opinione che abbia fatto dei passi avanti verso una prospettiva di laicità e di separazione, diciamo, abbastanza netta tra la religione e lo Stato e la vita civile, molto maggiori dell'Italia, che è uno Stato laico sulla Costituzione da parecchio tempo. Come si può spiegare secondo voi questo? Allora, si può spiegare molto facilmente, si può spiegare perché la Spagna è una democrazia molto più giovane rispetto all'Italia. In Spagna la Costituzione è del 79, quindi è 30 anni più giovane rispetto all'italiana. Fino al 79 c'è stata la dittatura del generale Franco, che era molto vicina alla Chiesa, molto clericale, e quindi vediamo in Spagna quello che è successo in Italia nei primi 10 anni di democrazia, una democrazia frizzante, molto separazione Stato e Chiesa, e in Italia ci siamo un po' dimenticati. In Spagna invece stanno vivendo questo momento che in Italia forse era negli anni 70, diciamo. Quindi la spiegherei in questo senso: la democrazia spagnola è giovane, la Costituzione è più evoluta della nostra perché hanno preso la nostra come base per creare la loro, la nostra, quella tedesca, quella austriaca, quella francese, hanno cercato di prendere il meglio da tutte e hanno fatto una Costituzione molto più evoluta, essendo anche 30 anni più giovane, anche è stato possibile farlo. In effetti in Italia, a conferma di quanto dici, le battaglie anche radicali sul divorzio, sull'aborto eccetera, si collocano proprio in questa fascia temporale in cui si voleva dire giovane la nostra democrazia. Raffaele, su questa cosa, sulla laicità della Spagna? Sulla laicità della Spagna, quello che ha detto Ugo è veramente certo a contesto storico, momentaneo. La cultura cattolica spagnola è molto profonda, ma c'è da sempre, storicamente, non solo dal secolo XX ma di prima, una reazione veramente anticlericale e dura dal vecchio mondo libertario spagnolo, che è stato nel suo momento il più forte del mondo. Ma questa tradizione libertaria ha disparuto con il franchismo. È scomparsa. La dittatura franchista in più è stata una dittatura nazional cattolica. Questo deve capirsi, perché il nazionalismo spagnolo è veramente durissimo e il cattolicismo è profondissimo. In questo, qualcun politico individuale, singolare, come Zapatero, che non è rappresentativo della sinistra ma solo di una piccola parte del partito, più guerra civilista, più legato ai tempi della Repubblica, ha potuto fare avanti su una legislazione sui diritti civili. Altre parti maggioritarie del Partito Socialista Obrero Spagnolo non l'avrebbe fatto. L'attuale presidente della Camera dei Deputati socialista è veramente un cattolico praticante. L'ambasciatore della Spagna nel Vaticano è un socialista gallego, también, veramente fanatico cattolico. Il cattolicismo in Spagna è molto profondo.
Volevo farvi un'altra domanda e poi vi lascio e vi ringrazio comunque di questa collaborazione. In Spagna sono presenti degli storicamente anche qui abbastanza sedimentati movimenti autonomisti, i baschi sono diciamo i capofila in qualche modo, ma anche catalani e forse anche in altre regioni. Allora, questi movimenti, tanto per capire appunto con una vostra testimonianza dalla Spagna autentica, minano un po', sono disgreganti o possono arricchire la Spagna? Io credo che possano arricchire la Spagna anche perché questi movimenti apportano la componente liberale appunto che non c'è nei due grandi partiti monolitici spagnoli, il PP e il PSOE. Quindi questi partiti indipendentisti arrivano con una carica liberale. Noi ci troviamo con la nostra associazione a far parte di una piattaforma iberica, quindi che comprende anche il Portogallo, delle entità liberali. Questa piattaforma è composta per il 60% da partiti indipendentisti, che sono galleghi, catalani e sono di qualche altra comunità. No, portoghesi. Portoghesi. No, non ci sono dei baschi, sì. I baschi non ce ne sono purtroppo perché nei Paesi Baschi c'è una cultura cattolica anche lì molto più profonda. Certo. E quindi i Paesi Baschi crediamo che gli indipendentisti lì siano più legati ancora al cattolicesimo e non sia entrata questa componente liberale. Tu dicevi i baschi sono in prima linea, ma sono in prima linea solo per la violenza, non per le idee. Sono in prima linea per quanto sono gli unici che fanno degli attentati. I catalani sono molto indipendentisti anche loro, come i galleghi, però non farebbero mai un attentato. Sono popoli più pacifici, soprattutto i catalani non da molto, dall'epoca di Pujol sono diventati pacifisti, i galleghi lo sono sempre stati, però i baschi l'unica differenza che hanno con gli altri indipendentismi e il fatto di avere più violenza e un braccio armato che la ETA. Beh, è una questione veramente difficile, è una questione la più trascendente e profonda a livello politico nella Spagna, a livello interno. Non può essere un dialogo tra i nazionalisti catalani, baschi e un po' i galleghi e il nazionalismo spagnolo, perché il nazionalismo spagnolo è veramente dogmatico, irreduttibile, non è capace di dialogare e per questo la reazione degli altri si fa specchio con loro. Non so come arriverà a essere la cosa, infatti i baschi sono indipendenti di fatto, economicamente indipendente perché hanno un privilegio fiscale assoluto e nella Costituzione è scritto. Si chiama il cupo. In cambio, nella Catalogna l'aspirazione generale è questa, ma economicamente sarebbe inviabile convivere con una indipendenza fiscale catalana e un nazionalismo spagnolo. Veramente non so come arriverà la cosa. Non è possibile, dice, convivere con un indipendentismo fiscale catalano come basco, perché la Catalogna è un po' il motore industriale della Spagna, quindi quello che si produce in Catalogna viene consumato nel resto di Spagna e viceversa, quindi indipendentismo fiscale presupporrebbe altro tipo di indipendentismo e non sarebbe buono per nessuna delle economie, non si sa come si potrebbe fare. Inviabile, appunto, diceva, inviabile. Mi è venuta in mente un'ultima domanda che vorrei farvi, che è una cosa che io a cui tengo. Ma queste corride in Spagna si fanno ancora o no? Le corrida? La corrida è proibita direttamente dal Parlamento regionale catalano, la corrida, ma nel resto della Spagna si fa. Vorrei dire una cosa, è proibita in Catalogna dall'inizio del 2012, è proibita. Sì. E quindi tra poche settimane entrerà in vigore, questa legge è stata approvata durante il 2011, però in un'altra regione della Spagna, cioè nelle Canarie, è già proibita da 10 anni. Sì. Quindi, fantastico. Il fatto che in Catalogna sia proibita solo da pochi mesi ha fatto più rumore perché è una cosa recente, ma diciamo una cosa che in Spagna già si convive. Infatti si può fare la corrida in certe regioni, in altre no. Come se in Italia fosse proibita in Lombardia e si potesse fare al Lazio. Okay. Beh, noi speriamo di prendere esempio da questo spirito di rispetto nei confronti degli animali e sappiamo che la tauromachia è una cosa insomma molto molto radicata. E personalmente posso dire che festeggerò il giorno che elimineranno il Palio di Siena. Ah, sì. Con questa suggestione io ringrazio Raffaele e Ugo. Posso dire un'ultima cosa? Certo. Sì, suggerisco di entrare nelle nostre pagine web che sono www.barcelonaradical.net e www.radical.es. Così potete associarvi o comunque vedere cosa stiamo facendo a Barcellona e in giro per la Spagna. E anche apportare qualcosa per ognuno.
sì, a portare una collaborazione, una donazione, un articolo, qualunque cosa. Certamente, collaborazione anche con iscrizione. Grazie a voi e buon congresso. Grazie. Grazie.